quindicesimo mercatino del Calcit di via Fiorentina, quasi 300 i banchi, quindi i bimbi insomma e i loro genitori che hanno aderito a questa iniziativa davvero più unica che rara. La formula insomma è sempre la stessa, quella di vendere cose donate, il ricavato andrà tutto allo scudo, le cure domiciliari per i malati di cancro. Il Calcit quindi conferma insomma la sua vicinanza ai malati e gli aretini a loro volta confermano la loro vicinanza al Calcit. Onestamente il secondo mercatino della città di Arezzo è una situazione anche logisticamente ben attrezzata che si presta a questo qui, sì. Siamo il secondo del mercatino dopo il mercatino centrale a Redaede. È una iniziativa che per noi aretini è una consuetudine, però se la si pensa diciamo fuori dai confini non è una realtà che c'è davvero in tutte le città d'Italia, quindi teniamocela stretta. Insomma. No, infatti sì, è una realtà perché io ho avuto dei contatti da Parma, conosco delle persone da Parma che oggi non sono potuto venire, sennò veniva anche una delegazione di Parma a trovarci perché volevano ammirare questo nostro tipo di iniziativa. Quanti anni hai? 13. Nome? Francesco. Perché allora impegnarsi in una giornata che è abbastanza faticosa, quindi perché questo impegno per il Calcit? Vabbè, per aiutare quelli meno fortunati. E che cos'è quello? Vabbè, è un giradischi. È un grammofono, dice il nonno, giustamente. Senti, ma tu la musica dove l'ascolti? No, io il telefono non è in queste... Quello è un pezzo d'antiquariato, insomma. Invitiamo gli aretini allora a comprarlo. Anche i piccoli chef come sempre all'appuntamento di via Fiorentina far insomma impastare pane, amore e fantasia e soprattutto solidarietà. Solidarietà e ricordiamoci anche la prevenzione perché i bambini devono imparare a mangiare da piccoli e perché non farlo magari divertendosi con la banda dei piccoli chef e ovviamente la solidarietà la deve fare da padrona, questa fratellanza quindi con il calcio che è sicuramente già ormai cimentata e benvenuta. Pasta, 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 pasta. Allora qui al calcio si mangia i panini con la salsiccia e la cipolla, il lampredotto, la trippa, prosciutto, salame e finocchiona e poi la porchetta del Monte San Savino. Quindi oggi si lavora per il calcio? Oggi lavoriamo per il calcio, noi come isola è una settimana che lavoriamo per il calcio. Perché fino ad ora si era la centro affari. Sì, 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 sì. Quindi insomma una settimana impegnativa però con grande soddisfazione. Sì, con grande soddisfazione ringrazio tutti i volontari dell'isola che prestano l'opera così generosamente per questo scopo di aiutare il calcio. Banchino tutto al femminile, come vi chiamate? Viola, Chiara, Elisa. Anni? 12. 11. 12. Tutte aretine doc, immagino. Sì, sì, sì. Allora, perché impegnarsi per il Calcit? Perché fare questo mercatino? Per ricavare denaro per aiutare le persone in difficoltà. Che cosa vendete? Niente, braccialetti, vestiti, usati. Oggetti, cucina, sì. Senti, le cose da vendere le avete scelte voi o i vostri genitori? Noi e i nostri genitori. Che cosa hai donato ad esempio tu in particolare? Qualche gioco che magari non usavi più? Sì, vestiti, anche quelli che mi piacevano, ma però li volevo donare ugualmente. Allora, che cosa vi aspettate? Che gli aretini vengano, immagino, a comprare? Sì, pure quelli stranieri. Sì. Aretini doc e non che vengano al mercatino. Sì. Allora, buona vendita. Grazie. Ve lo fate un viva il Calcit tutto insieme? Uno, due, tre, viva il Calcit! Per tutta la giornata la voce del Calcit in via Fiorentina, il nostro Carlo Benucci. Insomma, la pesca, la ruota, gli aretini devono partecipare, ma lo fanno, lo vediamo già adesso. Non soltanto pesca e ruota, ma anche la cucina, lo stand enogastronomico del nostro chef
Moreno Bilancetti, che fornisce veramente un pranzo a prezzi veramente ridicoli, nel senso che i miracoli del calcio sono anche questi: con 5 euro uno mangia un primo, 5 euro mangia un secondo, e quindi sta tutto il giorno con noi in questa lotta di solidarietà veramente importante. E dopo il bel risultato non soltanto delle serate al centro a fare i convegni, ma anche il record dei mestolini venduti in 2 giorni, oltre 3.300 euro, grazie alla generosità sempre degli aretini, che in maniera encomiabile contribuiscono alla realizzazione dei progetti Calcite. In questa circostanza lo scudo, dobbiamo mantenerci questo servizio veramente importante ed eccellente. Lo scudo è il servizio cure domiciliari a malati terminali, che sta riscuotendo veramente, purtroppo riscuotendo un gran successo. Ecco, insomma, un settembre impegnativo. Io non posso non ricordare il prossimo impegno, che è proprio a casa mia, a Cigiano, per la festa dell'uva. Insomma, ci sarà questo, chiamiamolo mini mercatino del Calcet, però piccolo ma buono, insomma. Sì, in effetti il secondo mercatino del Calcet a Cigiano. Noi ci stiamo adoperando per portare più banchini possibile, per cercare di raccogliere maggior somme, tutte in favore del Calcet. Quindi si sono mobilitate non soltanto l'Interland aretino, ma anche la periferia aretina, ma anche i paesi limitrofi, con dei grandi risultati. Lo scorso anno a Lucignano, a Cigiano, non soltanto di gente, ma anche di incasso, un buon incasso che sarà sicuramente superato quest'anno.